Il Barletta ha scelto uno dei portieri per la stagione 2024-2025. Si chiama Agustín Staropoli, è un classe 91, è argentino e nella passata stagione ha difeso la porta dell'Igea Virtus. Si appresta a vivere di fatto la prima esperienza della carriera nella nostra Puglia. Non saranno suoi compagni di squadra invece il difensore Alex Benvenga e il centrocampista Alessandro Scialpi. Entrambi, ad un passo dall'accordo con i biancorossi nei giorni scorsi, hanno deciso di restare al Gallipoli in eccellenza. Certo, insomma, come tutte le categorie, alcune trattative non vanno a buon fine. Non è stata una scelta dei ragazzi, ci sono state delle problematiche e niente. Abbiamo chiuso con Scialpi e Benvenga e a breve troveremo due giocatori che andranno a sostituirli. Per la difesa intanto contatto da registrare con Matteo De Gaulle, profilo esperto con tanta Serie D nel curriculum. Nell'ultima stagione ha giocato a Gravina. Non è più scontatissimo intanto l'accordo con Marco Puntoriere, l'attaccante della Palmese ha tantissimi corteggiatori, soprattutto da dirigenti di club di Serie D. Giocatore molto, molto attenzionato, noi ci siamo. Adesso spetta comunque al giocatore fare la propria scelta. Noi ci proviamo fino all'ultimo. È un giocatore che ci farebbe comodo, lo stiamo trattando e speriamo che vada in porto. Capitolo ripescaggio, il Barletta da indiscrezioni non occupa uno dei posti migliori nella graduatoria delle 11 che hanno chiesto di accedere alla prossima Serie D attraverso la porta di servizio. Le chance di evitare l'eccellenza non sono tantissime, se ne saprà di più non prima del 25 luglio. Purtroppo è un argomento che se ne occupa la società, i legali. Poi le graduatorie non sono pubbliche. Bisogna soltanto aspettare. Noi quello che dobbiamo fare, come società lo abbiamo fatto. Adesso, entro il 19, tutti possono fare dei ricorsi, tra virgolette, per eventuali anomalie sui punteggi dati, e poi il 25 saranno la sentenza definitiva, o comunque scioglieranno, insomma, i dubbi a tutti. In questo momento sarebbe stupido dire percentuali o quant'altro. Noi quello che dobbiamo fare l'abbiamo fatto, stiamo aspettando semplicemente che finiscano i tempi tecnici per poi vedere cosa hanno deciso.